tutte le norme scritte relative a un settore dell'ordinamento giuridico, riunite organicamente e sistematicamente in un testo normativo, danno vita a un codice. Anticamente codex era il tronco dell'albero da cui si ricavavano le tavolette usate per scrivere. Successivamente codex indicò la raccolta ufficiale di leggi come il codice di Giustiniano. L'esigenza di un codice come fonte di diritto uguale per tutti si ricollega ai principi di uguaglianza affermati dalle rivoluzioni inglese 1640, americana 1776, francese 1789. Questi principi, nati dalla filosofia illuministica e sostenuti dalle classi meno abbienti, portarono alla realizzazione di quella codificazione che operò il rinnovamento dello Stato in senso moderno. Infatti, il cosiddetto Code Napoléon, il codice civile di Napoleone emanato nel 1804, rappresenta un notevole progresso rispetto alle codificazioni precedenti. Esso fu introdotto in tutti i paesi conquistati da Napoleone e questo spiega la diversa impostazione delle varie codificazioni. Da un lato quelle anglosassoni, rimaste al di fuori dell'orbita di influenza del Code Napoléon, dall'altro le rimanenti, compresa quella italiana, fortemente influenzate dal codice di Napoleone. In Italia, con l'unificazione politica, furono abrogati i codici dei vari stati italiani pre-unitari e nel 1865 fu emanato il primo codice civile del Regno d'Italia insieme ad un codice di commercio. Seguì nel 1889 il primo codice penale del regno, il cosiddetto codice Zanardelli, attuandosi così l'unificazione legislativa del paese. Nel 1931 fu emanato un nuovo codice penale, il codice Rocco, e nel 1942 il codice civile che è attualmente in vigore. Infine, nel 1989 è entrato in vigore un nuovo codice di procedura penale. I codici attualmente in vigore in Italia e le loro sigle abbreviative più frequenti sono codice civile, Code Civ o CC, codice di procedura civile, Code Proc Civ o CPC, codice della navigazione, Code Nav, codice penale, Code Pen o CP, nuovo codice di procedura penale, Code Proc Pen o CPP. Esistono anche una serie di leggi speciali che integrano o modificano in parte i codici e dei testi unici che sono raccolte di norme concernenti in modo particolare il diritto amministrativo. Il nostro codice civile, che disciplina tutto il diritto privato, è preceduto da 31 articoli denominati disposizioni sulla legge in generale, che vengono detti comunemente preleggi o disposizioni preliminari, disp prel, ed è formato da 6 libri suddivisi in titoli, capi e articoli che vanno da 1 a 2969. I libri del codice civile sono i seguenti. Libro primo, delle persone e della famiglia. Libro secondo, delle successioni. Libro terzo, della proprietà. Libro quarto, delle obbligazioni. Libro quinto, del lavoro. Libro sesto, della tutela dei diritti.